che ci sta nell'ottica appunto che non è che si può sempre vincere, comunque oggi è stata una prestazione ampiamente positiva dal punto di vista delle occasioni create, mancate solo forse quel pizzico di precisione in più o di fortuna a seconda di come la si vuol vedere, sia sulla traversa sia su alcune occasioni in cui la palla è uscita di poco, ci sono state deviazioni. Sì, sono soddisfatto della prestazione, della continuità della prestazione che abbiamo avuto nelle precedenti occasioni. Oggi, a differenza di altre volte, con 15 conclusioni a rete contro 6, non si è fatto gol né da una parte né dall'altra, però tutto sommato credo che sia un risultato bugiardo, perché... Sì, vabbè, certo, di come è stata giocata la partita 0-0 non ci sta proprio in assoluto, no, però succede. Non ci sta perché non fa niente, nel senso che io mi tengo stretta alla prestazione cercando poi di continuare con questo tipo di atteggiamento, perché la cosa principale, quella che mi interessa più di tutti, è questa. Comunque avevate di fronte un avversario forte in classifica, insomma. Avversario forte? L'avevate già vista anche in Coppa, comunque, sì, una delle squadre forte, migliori del campionato. Quindi ci lo sta. Sapevo, sono partite difficili. Ora poi noi con quello che abbiamo fatto... Sentire come hanno esultato loro nello spogliatoio è gratificante, perché sembrava... Sì, per loro hanno impresa comunque. Sembrava, ora pareggiare con noi, vincere con noi è una cosa importante per chi viene a affrontarci, e questo ci fa capire insomma, che stiamo facendo qualcosa di importante. Loro non hanno rubato nulla, noi... credo che, essendo sempre molto sincero su quelli che sono gli esami della partita, se avessimo vinto non c'era nulla da dire, se facevamo gol all'inizio sul rigore può darsi che la partita prendeva una piega diversa, però coi se e coi ma, se mio nonno aveva sei palle era un flipper. Adesso finalmente è una settimana... Insomma, senza dover giocare a mercoledì, quindi la trasferta di Lecco la potrà preparare in modo un po' più tranquillo, magari anche recuperare un po' di energia, perché 7 partite in 22 giorni non è roba da poco. Ho detto sempre, cioè la partita che arriva è sempre la più importante dell'anno. La partita che arriverà a Lecco, mi avessero chiesto 3-4 mesi fa di fare un confronto del genere, un match del genere, con questi punti, con queste cose qua, io non solo avrei firmato, ma bensì sarebbe stato un sogno per me, come un sogno andare a confrontarmi contro una squadra così forte e potergli dare fastidio, perché poi alla fine, se non era per quello che abbiamo fatto noi, molto probabilmente questo campionato ad oggi chiuso, non avrebbe quasi visto la terza in classifica, quindi noi siamo adesso, non lo so, loro hanno vinto. Come sempre cercheremo di andare a fare la partita, a cercare di vincere la partita, perché è fuori dubbio che sarà qualcosa di bellissimo. Mi dispiace solo, credo, mi auguro che non ci sia nulla di strano per quello che è successo oggi, perché essere allontanato così finito il primo tempo... Sì, sì. Insolito. Ma qualcosa di assurdo, anche perché non ho fatto praticamente nulla. Sì, sì. Discussione normale, insomma. Ma neanche, cioè... Veramente siamo arrivati forse al limite, uno non lo so, non ho idea di... Francamente non mi ha dato neanche giustificazioni, quindi credo che sia... Sì, si limiti solo a questa partita. Sì, mi auguro di sì, perché non è successo praticamente niente.